Signore e signori, buonasera e benvenuti. Bona in Vespa 2015 vi augura una buona serata. L'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sfiorito ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io viva sarà vivo in me, solo per te. Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite e tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non. Non esiste l'amor, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amor, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuor, me l'hai detto anche tu che non m'ami già più. Non posso pensare che di un altro tu sei, che i tuoi baci non sono più miei, mentre ancora ti vorrei. Non esiste l'amor, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo. Sono pazzo, lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Che di un altro tu sei, che i tuoi baci non sono più miei, mentre ancora ti vorrei. Non esiste l'amor, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo. Sono pazzo, lo so, ma il mio cuor ti darò finché un palpito avrò. Non esiste l'amor, non esiste che di un altro tu sei, che i tuoi baci non sono più miei, mentre ancora ti vorrei. Non esiste l'amor,
soltanto una favola mentre ridi di me. Io non amo che te, e se piango d'amore non mi sento ridicolo. Sono pazzo, lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Non esiste l'amore, non esiste gonna walk all over. Buonasera signore e signori, ben buonasera. Arrivati, ben trovati, grazie. Ideo Skinky Beat. Bene, ben trovati, Moda in Vespa 2015, terza edizione nella storia delle due ruote che fanno scena, che fanno musica, che fanno spettacolo. Ben trovati qui al Verde a Valle, grazie per esserci così numerosi ogni anno e crescere sempre di anno in anno. Io al mio fianco, come ogni anno, ho bisogno di un tecnico, colui che sa tutto di quel che riguarda il mondo delle piaggio e non solo. Signore e signori, ladies and gentlemen, un applauso grandioso per lui, l'uomo della serata, Marco Caruso!
Grazie a Denise, grazie della sua professionalità prestata al nostro servizio e alla nostra passione. Vi do il benvenuto da parte dell'ASD Motoclub Rosolini, dell'Associazione Corto Barocco, che hanno partorito questo terzo evento Moda in Vespa 2015. La nostra passione la vedrete stasera, si tratta di un connubio di passione per la moto e passione per la bellezza in senso lato, che passa anche per la moda, ma di questo non vi parlerò io perché vi parlerà meglio di me Denise. La tecnica va a lui, tutto il resto passa a me. Io voglio ringraziare tutti gli sponsor, le aziende, le ditte, coloro che credono a questo evento e fanno da supporto a questa manifestazione. Quindi è una tornata ampia a cui va il nostro grazie, che riuniremo chiaramente, come si fa in un pubblico così importante e talentuoso quale vostro, a fine insomma della cordata di nomi. E quindi ristorante Antica Macina di Anna Azzaro a Rosolini, grazie a Bike e Saclo di Carmelo Occhipinti, Piaggio Group Rosolini. Facciamo il primo applauso, ci sta. Ringraziamo ancora azienda Fratelli Floridia, produzioni ortofrutticole, insieme a Gianlongo Pietro Manufatti in calcestruzzo di Pietro Gianlongo a Rosolini. Proseguiamo dando il nostro grazie per la partecipazione a Glamour Abbigliamento a Rosolini e Fioraio Gabelli in Contrada Maucini a Pachino, Bugliarisi e Gabelli. Arricchiamo con preziosi abiti il giorno importante Marò, abiti da sposa e cerimonia di Franco Aprile, qui a Rosolini e Sortino, tecnologia per la salute e il benessere di Luigi Sortino. Ultima tornata di ringraziamenti va a SPA Costruzioni Rosolini, Vintage Look di Tore Giuca a Marzamemi e Visottica di Luigi Giuca invece a Rosolini. Grazie ancora! Dobbiamo ringraziare anche i Fratres, donatori di sangue, gruppo San Luigi, proprio di Rosolini. Quindi un grazie speciale va anche a loro. Special guest stasera sono presenti con uno stand informativo. Ne approfitto subito per invitarvi a prendere quante più informazioni sulla donazione del sangue. L'estate è un momento clou perché veramente c'è sempre urgenza di sangue. Quindi chi di voi è già un donatore si appresti a farlo, chi non lo è si informi per diventarlo. Grazie. Grazie Marco, grazie a voi, grazie ai donatori, perché voglio dire il sangue è vitale e la vita ci appartiene, quindi facciamo i bravi e doniamo finché possiamo. Bene, noi abbiamo bisogno adesso di capire a fondo il senso di questa serata. Io vi posso fare una prepista che anticipa soltanto quel che di tecnico vi dirà Marco. Allora, noi ogni anno abbiamo proposto bellezza costruita in mezzo agli anni. Abbiamo viaggiato il primo anno nel concorso della bellezza, per l'appunto, in cui c'è stata una regina e tutto il resto è stato meraviglioso al seguito, con chiaramente una giuria che decideva e tutto il resto che si svolgeva nella bellezza assoluta. Bene, ricordando anche in quel caso quanti anni fossero passati da che la Piaggio avesse inventato la sua Vespa. Poi abbiamo proseguito lo scorso anno dando lustro, grazie anche alla collaborazione dei filmati, alla storicità nel territorio, dando anche visibilità alla bellezza di questi posti, di queste basole, di queste facce dei più anziani, dei più giovani a contatto, che diventavano una maniera per poter far intravedere quanto di bello ci possa essere in questo posto, magari girandolo sulle due ruote della Vespa. Quest'anno abbiamo focalizzato il nostro zoom in due decenni, ovvero gli anni 60 e gli anni 70, quindi tutta una serata da scoprire. Bene, io ho il compito di farvi tornare un bel po' indietro nel tempo. Era un pomeriggio quando Enrico Piaggio entrò in officina e sentì il ronzio del nuovo progetto. Lo osservò curioso ed esclamò con molta soddisfazione: «Sembra una Vespa!» E la Vespa fu. Sono i primi mesi del 1946 e in quel fazzoletto di Toscana il signor Piaggio ha davanti a sé Corradino D'Ascanio, brillante ingegnere e inventore che aveva appena portato a compimento l'ultimo incarico ricevuto. Si doveva ricostruire l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale e si doveva dare agli italiani un nuovo mezzo di trasporto, comodo, efficiente, ma soprattutto economico e alla portata di tutti. Corradino D'Ascanio, che il 24 aprile alle ore 12 aveva appena depositato il brevetto, quando presentava la sua Vespa iniziava disegnando una persona accomodata come su una poltrona e poi subito sotto cominciava a disegnare la Vespa. Era questo il primo punto di forza, la comodità. A D'Ascanio non piacevano le motociclette, le trovava comode e scomode e sporche. Si chiese allora come far salire comodamente una donna sulla Vespa e trovò nei suoi studi di ingegneria aeronautica la soluzione di leggere lamiere
che avvolgevano e sostenevano motore e ruote in una morbidezza estetica che ha fatto la storia. Non sopportava l'idea che per cambiare una ruota occorresse troppo lavoro e un'officina a portata di mano. Decise perciò di introdurre un mozzo bullonato per semplificare la vita a chi percorreva le strade italiane, che ahimè ancora raccontavano molto dei bombardamenti appena subiti. L'ingegnere, che ancora tra i banchi del liceo riuscì ad alzarsi per 15 metri dal suolo con un deltaplano costruito con le lenzuola di casa, aveva appena firmato l'inizio della storia di un mito, la Vespa. Il cambio su manubrio, i 98 centimetri cubici, i bassi consumi furono gli altri ingredienti del successo. E la Vespa fu subito donna. Già le prime immagini pubblicitarie vantavano protagoniste femminili, mai più abbandonate. La Vespa diventa costume, status symbol, intramontabile, soggetto cinematografico, lucido e perenne marchio del Made in Italy nel mondo. La scommessa industriale di Enrico Piaggio sulla nuova Vespa fu di 2500 esemplari, subito immessi in produzione. All'inizio venduti con non poche difficoltà, oggi si sono superati 16 milioni di pezzi venduti in circa 130 modelli differenti. Questa sera ripercorreremo, come già anticipato Denise, due decenni che di certo hanno dato alla luce alcuni dei modelli più amati da tutti i vespisti del mondo, appunto gli anni 60 e gli anni 70. Adesso accomodatevi virtualmente sulla nostra Vespa e preparatevi a prendere il vento in faccia e il chiaro di luna sulla pelle. Viva la Vespa, viva l'Italia, viva gli italiani e il loro amore per la bellezza. Buona serata. Grazie Marco. Pronti con gli anni 60? Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Sono loro le protagoniste di questa sera, le nostre bellissime Vespe. Comincio da due vere star, le prime due alla mia sinistra. Sono due Vespe 150 GL modello 1963. Le forme della bellissima GL riprendono e amplificano tutta la sete di bellezza che Corradino d'Ascanio voleva trasferire al suo progetto. La Gran Lusso, così si chiama e così è la sigla, debutta nel 1963 con un innovativo faro trapezoidale, dei fianchi più morbidi e snelli e un pistone a cupola che gli regala una coppia maggiore e una velocità seconda solo alla Gran Sport. Viene ricalibrata l'inclinazione dello sterzo e è riprogettata la sospensione posteriore. Le modanature ricercate ed eleganti stuzzicano l'interesse degli acquirenti più esigenti, affascinati da spigoli di carrozzeria che danno una sterzata allo stile della Vespa del futuro. È acclamata da sempre come la Vespa più bella mai prodotta. Le sue quattro marce la spingono fino a 90 km orari su pneumatici da 10 pollici. Ma prima o poi tu sai che guarirà. Di fronte a me una Vespa 125 grigia 1961. Facciamo un passo indietro e andiamo proprio in quell'anno, quando il nuovo codice della strada, pensate, introduce la necessità di segnalare la frenata sui veicoli. La Vespa 125 monta quindi un nuovo motore potenziato e un impianto elettrico innovativo che possa supportare il primo stop posteriore. Mentre l'alesaggio sale a 57 mm, i suoi 4,6 cavalli a 5.000 giri la portano fino a 75 km orari, testimoniati dal tachimetro di serie su tutti i modelli. Il portapacchi racconta ancora come la Vespa in quel periodo fosse un mezzo di trasporto e anche di lavoro. Un cuore matto che ti vuole bene. Chiudiamo questa prima carrellata degli anni 60 con una Vespa 150, proprio modello del 1960, introduce una novità assoluta. Si riduce la quantità di olio della miscela al 2%, permettendo così di ridurre anche la manutenzione, soprattutto dell'impianto di scarico. È uno dei modelli più diffusi degli anni 60 e un rinnovato impianto elettrico, anche qui, permette di eliminare la batteria.
e il clacson diventa corrente alternata. Con poco più di 2 litri, pensate, di miscela, si percorrevano ben 100 chilometri, con la certezza di un motore affidabile e di facile avviamento. E torniamo alla bellezza degli anni 60. Le due ruote escono di scena e arrivano le bellezze fatte in carne ed ossa. Eccoli qua, ognuno raggiungerà la sua dama e poi cosa accadrà? Vespa. Gli anni 60 regalano volume, gli anni 60 danno preziosità. Lei indossa seta, lui è un uomo galante, l'ha appena accompagnata sulle due ruote. Eccole qui per noi. Insieme a lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Sono appena finiti, hanno visto Pois, hanno visto fasce, hanno visto occhiali pomposi, ma gli anni 60 accorciano le gonne, danno splendore alle donne e soprattutto regalano volume ancora da grise, scottante, ma siamo nei primi anni 60 e loro sono Margherita Floridia e Salvatore Runza. Se c'è lui, accidenti che farò, 4 amici troverò, ma da quando ci sei tu? Tutto questo non c'è più. Eleganza al femminile, eleganza al maschile, rifiniture in satinato, così come una sera importante. Audrey Hepburn è ancora in giro, si appresta negli anni 60, siamo all'inizio, saremo alla fine dei 50, ma a noi il 60 piace tanto, le rivoluzioni saranno in atto. Sergio Ruta. Un tocco di fascino per questo decennio memorabile. Nancy Sinatra ha aperto la serata ed eccola qui, forse è tornata. Alessia Cassiba, accompagnata da Francesco Floridia. Gli anni delle minigonne arrivano per tutti, anticipiamo il decennio, siamo negli anni 60. Quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, acqua. Inconsapevoli di quanto di bello stessero vivendo gli anni 60, che rimarranno per sempre nella storia, andranno via sognanti e lasceranno dentro ognuno che ha vissuto quegli anni, quella bellezza, impresso il ritmo, la grazia e la bellezza di vivere quei giorni, quelle notti, magari d'estate come questa. Bene, acconciati per l'occasione, vestiti elegantemente, accompagnati dai loro cavalieri, le nostre dame hanno sfoggiato una mise anni 60 di tutto punto. Adesso questi anni rimarranno per sempre nella nostra storia e intanto la band ci accompagna a sognare quel che accadrà. Diciamo subito dopo qualche anno che il 69 ha preso il sopravvento. Musica. Sei, tu non stai correndo qui
da me, sei rimasta con lei. Le luci bianche nella notte sembrano accese in me, è tutta mia la città. Un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. No, non verrai, fumo un'altra sigaretta e poi me ne andrò senza te. Porto con me un'immagine che non vedrò, tu che corri da me. Automobile che passa, qualcuno grida da casa, è tutta mia la città, tutta mia la città. Male lo so.
suona per noi. Questo è un progetto alto, lungo, che il tempo ha voluto regalarci e conservato fino ad arrivare ad oggi. È un progetto che nasce nel 2002, quando Lidius Kinky, che è una band che di solito si occupava di musica rock e si occupa tuttora, e non solo, ha cercato nuovi orizzonti sonori, perché la ricerca musicale è fondamentale per quanto riguarda la musica che cresce. Ebbene, a questo punto eccoci qui nella rivisitazione degli anni 60, splendidamente eseguita, voce deliziosa e tutto il resto a far da contorno. Beh, questa formazione ha partecipato a diverse esibizioni di concorso e tutto il resto. Per esempio, ve ne dico alcuni: Sanremo Rock nel 2003, Siracusa Canta nel 2005, l'apertura della stagione estiva del comune di Troina, Denna nel 2006, e poi insieme agli Archi Inouè, qualcuno ricorda, sempre presenze importanti da Sanremo in poi, e poi anche Brando, un cantatore catanese, l'apertura del concerto dei Cubette in occasione del Capodanno di 2 anni fa. E poi nel corso degli anni ha riconfermato e confezionato ancora l'originalità di questa sorta di linea che la band sta eseguendo e sta sempre seguendo, cambiandola di tempo in tempo, anche se a ricordare la storia del gruppo è la presenza dei due fondatori, a cui io dedicherei un grosso grazie sottolineato dal vostro applauso. Signori, voce del gruppo Beat, Giusy Giunta, e poi alla chitarra Ivano Cascone. Ancora, sono andati via, tornate musicisti. Poi, oltre a questi due nomi importantissimi e fondamentali, abbiamo al basso Davide Iovino, che voglio dire, bravissimo, Dario, sorry. Poi, altri componenti di questo gruppo sono il batterista Francesco Chipinti, detto Ciscio. Il chitarrista Davide Calderone. Ebbene, questi qua sono i nomi dei musicisti che ci stanno accompagnando in questo viaggio sulle due ruote. Bravi, bravissimi, l'applauso è tutto per voi. Mi conservo qualche chicca che riguarda il loro presente musicale per le loro esibizioni prossime su questo palcoscenico. Intanto a noi ci basta la loro musica, le loro facce, la loro professionalità, e ci ritroveremo fra qualche altro minuto abbondante. Lidius Kinky Beat, grazie. Ebbene signori, questa è una serata solita, oramai abbiamo capito come funziona, abbiamo appurato il sistema di scaletta di questa manifestazione che racchiude tante belle energie di questo posto e del circondario. C'è la musica, c'è la bellezza dei vostri ragazzi, c'è la storicità delle vespe che fanno parte del patrimonio italiano e non solo, e c'è lo scorrere del tempo che noi sottolineiamo inneggiando anno dopo anno quel che di bello è stato fatto in ogni anno. Bene, è la volta degli anni 70! Un applauso! Gli uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volari. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce, in fretta gli arruggendo la pianura. Un grande applauso ai nostri tecnici di da sottopalco, Matteo e tutti i ragazzi del Vespa Club Rosolini. Presenteremo dopo. Ci sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. E con la quarta, con l'arrivo della quarta Vespa, completiamo questa altra sfilata degli anni 70. Le prime due alla mia sinistra sono due Vespe Special seconda serie, modello 1975. Con appena 560.000 esemplari prodotti, la seconda serie della Special consacra, qualora ce ne fosse davvero bisogno, la Vespa allo status symbol della gioventù degli anni 70. Diventa il sogno dei quattordicenni per la sua efficacia di guida e per le sue quattro marce. Il faro quadrato e il colore bianco spino sono il must di quegli anni. Un motore praticamente inarrestabile e il fanalino di coda con la tegolina fanno di questo modello un mito dentro il mito di Vespa, che dura anche oggi fra tutti gli appassionati delle piccole di Casa Piaggio. E qui davanti a me una bellissima Vespa 150 Sprint del 66. Nasce nel 66 dagli stabilimenti di Pontedera, dura in produzione fino al 1974, pensate. La Vespa 150 Sprint
è derivata dalla scocca della GL e la sostituisce, quindi le due belle vespe che vedevamo prima. Ne eredita tutta la bellezza e lo slancio, anche il faro trapezoidale. Riprende la gran lusso, ma la scritta Sprint sullo scudo, rara per i modelli dell'epoca, unica nel suo genere, la distingue subito dall'antenata GL. L'impianto di accensione a volano magnete conta una bombina ad alta tensione per mettere in moto i suoi 150 centimetri cubici e sfiorare i 100 km orari. La Sprint resta uno dei modelli più amati di tutti gli anni 70. Con il serbatoio pieno si percorrevano circa 370 km. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non completo il mio canto. E andiamo alla Vespa Peak 625 con a bordo il nostro caro Luca. È un 125 senza frecce, una Peak senza frecce del 1978. È la nuova linea, così si chiama, è una vera e propria rivoluzione. A Pontedera si comprende che occorre una virata nel design di Vespa, che sappia però ben legarsi al passato. Il risultato è che dal lontano 1978 la PX è tutt'oggi in produzione. In una seconda fase arriveranno pure gli indicatori di frecce, di direzione, scusate, le frecce, non ancora richiesti dal codice della strada, un optional che costava 45.000 lire, da aggiungere alle circa 810.000 lire del prezzo di listino. Miscela sempre il 2%, consumi ridotti a 30 km orari, a 30 km al litro, scusate, una lettera X come PX nel nome che indica una qualità extra, racchiusa in miglioramenti alle sospensioni che donano una tenuta di strada molto migliorata, in nuovi accorgimenti al motore e in una strumentazione molto leggibile. E le tue gambe eleganti ballano, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla fino a che. E noi aspettiamo, aspettiamo che questi uomini rincorrano le proprie donne che nel frattempo hanno acquisito spregiudicatezza, posizione al femminile, sono diventate, come dire, le donne da accaparrare gli uomini nella piena ed assoluta libertà. Adesso andremo a scoprire tanto del loro look, perché le sapienti mani dei nostri coiffeur e la nostra make-up artist hanno conciato, vestito splendidamente di colori i visi e acconciato i capelli dei nostri modelli. E quindi adesso attenzione, nel frattempo arrivano i vostri uomini. Io do qualche notizia al pubblico che riguarda invece coloro che lavorano dietro le quinte. Splendidamente e sapientemente, Giancarmelo Parrucchieri, Ausilia Cavallo con il suo team. Adesso andremo a conoscerli a fondo. Il team Giancarmelo Parrucchieri da oltre 25 anni è presente sul territorio, supportato da Salon Academy, collaborazione che lancia l'azienda nelle competenze del momento, e il suo nome riesce ad accaparrarsi l'attenzione del pubblico, per così dire, che diventa clientelare. Parrucchieri di fama, per così dire, che si riesce a contraddistinguere nonostante il periodo non sia quello dell'esasperazione che va oltre la crisi. Noi vogliamo il nostro tocco di specialità, di serietà, di professionalità, attenzione verso e soprattutto la persona per primo e poi l'acconciatura, quel che viene dopo, qualità del servizio, disponibilità, ma soprattutto una continua ricerca delle evoluzioni stilistiche, tecniche e gestionali del team. Il tutto viene associato al costante impegno e voglia di crescere. Tutto si racchiude in una semplice parola: squadra, a cui vanno uniti tanti particolari con dei nomi che si chiamano Gianna Scifo, Federica Ignaccolo, Enrico Amodio, Corrado Antonuccio, poi Marcella Tirella, Francesca Branca, Margherita Barreca, Salvo Runza e Giovanni Figura. E poi abbiamo infine il rullo compressore, come amano chiamarlo, la piccola grande donna Patrizia, che ecco lei. Patrizia Santa Croce, che nel percorso Modena Vespa
per noi tanto preziosa è stata. Ha speso il suo tempo ex lavorativo per riuscire ad impegnarsi mentalmente, fisicamente e manualmente per scoprire un po' le tecniche che stavano escovate dentro gli anni che insomma stiamo andando a conoscere via via nel corso dei nostri anni di Moda in Vespa e nell'effettivo programma di questi due decenni. Quindi grazie a tutto il team di Giancarmelo Parrucchieri, perché la loro particolarità, per così dire, o meglio il senso che li spinge sempre a lavorare, qual è? Passione per quel che fanno. Eccoli. Ebbene, bene, Ausilia Cavallo, lei è coadiuvata dalla signorina Giunta, quindi un applauso anche a loro. 25 anni anche loro nel territorio. Il curriculum è ampio tanto quanto, perché le esperienze fatte in campo estero, oltre a quelle rosolinesi, hanno fatto sì che la preparazione potesse accudire ed acconciare le nostre facce come si deve, perché il make-up artist è un'arte del sorriso, un'arte dell'espressione. I nostri occhi brillano, soprattutto in questo decennio, tanto rimmel, tanti allunghi, tanto quel che accade nell'espressione dei nostri occhi che parlano forse più, e a questo punto Marco magari mi dirà qualcosa di sgradevole, parlano più dei motori. L'ho detta. Ed è Ausilia che lavora costantemente al nostro fianco da 3 anni insieme a noi, non ci ha lasciati neanche un attimo. Anche lei insieme a Giunta riescono a lavorare sempre oltre gli orari lavorativi, così come è stato anche oggi, dietro le quinte e avanti le quinte. Le loro due postazioni, i loro due punti di riferimento fanno sì che il pubblico possa apprezzare quel che di solito si fa nei loro studi, nelle loro aziende, però questa sera, in questi giorni di preparazione, che non sono stati pochi devo dire, hanno saputo portare in scena questa sera, ma previa preparazione, lavorando e spendendosi ampiamente. Quindi un applauso anche ad Ausilia Cavallo. Bene, i nostri nomi sono stati detti, io adesso mi zittisco perché attendo l'arrivo dei Cavalieri anni 70. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Marika Moncada e Davide Giallongo, anni 70, libertà spregiudicata da un punto di vista, espressività al massimo. Ebbene, arriva il decennio che accompagna il 1900 verso la modernità. Splendido, splendente. Giovanni Chindemi insieme a Rosalinda Carpenzano. E beh, le notti in spiaggia sono lunghe, sono da vivere. Gli anni 70 ci hanno insegnato a farlo come si deve, davanti ad un fuoco acceso in spiaggia, un tamburo, un djembé, una chitarra, ed è subito festa. Gli 70 per noi. Gerardana, è arrivato Salvatore Bennici, è una coppia che dal jeans passa ai fiori, il cotonato e beh tutto quel che riguarda gli anni che ci hanno regalato tanta passione, sperimentazione, tanta libertà. Mi distingo fra la gente tutto relativamente grazie a un istituto agliente. Luca Di Franco ha accaparrato la bellezza di Giusy Spada facendo la sua. E gli anni graffianti che ci insegnano a saper dominare la donna l'uomo, l'uomo la donna. E beh, parità incomincia a parlarsi.
simbolico viaggio in questo momento ha sondato due decenni, ci ha portato la magia delle nostre vespe che fanno da apripista ad una società che cresce di anno in anno, da decennio in decennio. Questa è l'Italia, l'Italia che ci piace, quella sulle due ruote possibilmente, perché questa sera vuole quello. E i nostri ragazzi, meravigliosamente preparati tra gli anni 60 e gli anni 70, hanno un attimo compreso come un tempo i genitori viaggiavano e marciavano anche su questo stesso territorio. Bene, io avrei bisogno di un supporto musicale, quindi non mi resta che chiamare i miei e i vostri amici. Arrivano loro, Idios Kinky, Beat.
meravigliosa, bravissimi! Grazie, grazie, grazie sempre! E beh, torneranno, mica se ne vanno, ancora qui stiamo a fare tanto, tanto, tanto e ancora dobbiamo percorrere un altro lato bello della bellezza, bello perché ci sta tutto questo termine. Allora, noi stiamo in questo momento abbassando un attimo il ritmo, un ritmo estetico, seguitemi. Abbiamo discusso di bellezza, di libertà, di spregiudicatezza, di voglia di prevalere, di parità, di tanti tanti argomenti magari trattati musicalmente, visibilmente. Adesso abbiamo bisogno di un incontro sostanzioso. Detto così suona un attimo strano, siglato magari da due fedi. Ecco, quel giorno così importante, noi vogliamo celebrarlo questa sera su questo palco per Moda in Vespa 2015. Ed è la volta di incominciare a tuffarci in un'altra magia. Se prima eravamo sulle due ruote a far finta meravigliosamente di stare negli anni 60, poi abbiamo compreso che si cresceva e siamo andati a finire negli anni 70, adesso invece vediamo quel che accade quando l'incontro di una donna e di un uomo producono bellezza. Però abbiamo bisogno di due testimoni, due bellissime ragazze acconciate per l'occasione. Quando in live presentavo i nostri amici Gian Carmelo e Ausilia, erano loro le ragazze che adesso arriveranno qui sul palcoscenico. Damigelle per l'occasione, Aurora Serravalle e Sharon Stellini. Per noi arriva il momento del matrimonio. Figura, io vorrei su
sul palco anche colei che ha, per così dire, pubblicato ogni nostro movimento, ogni passo fatto nel web e non solo, ci ha proiettato in tutta quanta la stampa locale, nazionale, eccetera eccetera. Il suo lavoro è stato fondamentale e lo sarà ancora. Per noi e per voi, Alessandra Brafa, giornalista. Ma non per importanza, soltanto per presenza. Lo spazio è stato occupato, ne rimane poco, lui lo occupa bene. L'anima di questa serata, indispensabile per me e per voi, Marco Caruso. Grazie. Zitto, non grazie sei a l'ultimo. Tutti voi. Zitto, non sei l'ultimo. Zitto, non sono l'ultimo. Che belli, un applauso, un applauso. Scusa, questo è un momento. Il presidente ci manca del Motoclub Rosolini, Carmelo Chipinti. E sul palco anche tutto lo staff che ha acceso, sistemato le vespe. Vespa Club Rosolini, Matteo. Mille tutti quanti, Matteo, Gettina, tutti quanti. Piero, Basilio. I nostri cappellini bianchi. Ho dimenticato sicuramente qualcuno. Sono più di tre. Benissimo. Antonio Valenti, il nostro direttore sportivo del Motoclub Rosolini. E Biagio, Vespa Club. Salvo Runza, Vespa Club. Bellissimi, in divisa ufficiale del Vespa Club. Vespa Club è nato 3 anni fa. Pensate, da una bellissima esperienza di diffusione fra due gruppi. Oggi siamo qua a raccontarvi anche la nostra passione per le vespe. L'avete visto? Sono tutte vespe dei nostri soci, che tengono con amore, li vedete brillare, luccicare sotto i vostri occhi. La nostra è un'esperienza, torno a dire, di passione e di sport. È un gruppo giovane affiatato, siamo alla ricerca di altri vespisti affiatati. Quest'anno siamo diventati 40, l'obiettivo per il prossimo anno è di essere almeno in 60. Tifiamo fortemente per una quota rosa all'interno del Vespa Club. Oggi l'unica rappresentante, Cettina, che cerca amiche di Vespa. Ma le cerchiamo noi perché siamo convinti che la passione per le ruote si viva in famiglia e non isolatamente solo per maschiacci. Grazie a tutti voi. Continuo. Altri nomi per noi. Un nome importante che ha fatto vibrare questo palco di colore prima ancora che la musica prendesse fiato e prima ancora che le luci si accendessero. Pittrice Mariella Ricca, per i pannelli che hanno... Vieni sul palco. Mariella. Per i pannelli che hanno fatto da scenografia eccezionale di bellezza, la bellezza della donna che supera il tempo, oltrepassa i decenni, rimane, eccola qui, rimane impressa nello ricordo di coloro che ammirano, guardano, vedono, scrutano. Abbiamo la presenza di quest'artista che valorizza ancora di più questo evento, SG di Santa Croce, che ci ha dato luce e suono, grazie! Grande Peppe e tutto il suo staff. E poi... ancora mancano dei nomi, ma attendiamo, attendiamo. Intanto tutti i nostri modelli e le loro compagne, le modelli, loro modelle anni 60, che hanno vestito il nostro fuori dalle pinte. Modelli anni 60 e i modelli anni 70. Mettiamoci in ginocchio giù così, appoggiamoci giù così, dietro rimane lo staff. Voi siete visibilmente, vabbè. Bene, sfruttiamo vibrante momento per dare la parola al presidente Motoclub Rosolini, che vuole dare sicuramente un saluto a tutti. La invito io, prego, il microfono è tutto suo, Carmelo Chipinti. Grazie, buonasera a tutti. Un saluto del Motoclub Rosolini. Io avrei tanto da dire, ma dirò solo poche cose. Questo è il Motoclub Rosolini. Il Vespa Club è parte integrante del Motoclub. La sezione MV Agusta, di cui è responsabile Antonio Valenti. Antonio, il giù dal palco. Quello che facciamo lo vedete, non abbiamo nulla da dire, parla da solo il Motoclub. Ad agosto vi faremo assistere a un'altra bellissima serata dedicata all'MV Agusta. Porteremo degli esemplari di moto molto particolari e molto costosi. Organizziamo un'altra serata, la faremo alla passeggiata comunale, al Country Salon. E niente, venite a trovarci e il divertimento è assicurato. Grazie.
dream. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Ama la vita così com'è. Amala pienamente, senza pretese. Amala quando ti amano o quando ti odiano. Amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono. Amala quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come un re. Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano. Amala quando ha un senso o quando sembra non averne nemmeno un po'. Amala nella piena felicità o nella solitudine assoluta. Amala quando sei forte o quando ti senti debole. Amala quando hai paura o quando hai una montagna di coraggio. Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni. Amala anche per le piccolissime gioie. Amala sempre. Amala seppure non ti... non... Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come la vorresti. Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita. Grande Anna! E beh, ce l'hai fatta! Ce l'ha fatta. Direi inscindibile il legame fra sì. Moda e Vespa e Annazzaro. Senza grazie lei. Grazie Anna. Non saremmo qui felici come siamo. La sua forza è locomotrice per noi, veramente. E adesso, dato che c'è Anna e dato che insomma abbiamo qualcosa da dire, un attimo ancora di attenzione. Ah, il bouquet, ecco, consegna. Sposa entro l'anno, suggeriscono. Io penso un attimo di abbassare le luci perché abbiamo un momento fuori scaletta. Ubi Maior. Allora, prometto, ci adoro fare. Se tutto questo esiste, è grazie a te Marco. E grazie alla tua famiglia, a Piera, Carmelo e Ciccio, occhi pinti. Un pensiero necessario, particolare ed innamorato va a Cristina. Visto il tema di quest'anno, tra le righe, tra le immagini, celato ma ben chiaro. E l'amore. Chi meglio di voi in questi giorni ce lo ha insegnato? La pesante, dura, ma per fortuna breve salita che si è messa in mezzo tra l'organizzazione e la realizzazione di Moda in Vespa di quest'anno, di questo bell'evento, l'avete affrontata con forza ed immensa unione. La famiglia a sostegno di ogni evenienza e voi ne siete l'esempio. A questo punto possiamo ben dire che la felicità è costruzione e la strada, per quanto ripida e spesso incomprensibile possa essere, è una ed è la nostra e bisogna percorrerla, probabilmente e possibilmente al meglio. Come diremmo a questo punto in una lettera di buon augurio? Buona vita sempre da tutti noi. Ce l'abbiamo fatta. Allora, grazie, perché adesso sciogliamo un po' le parole dalle scalette. Senza il rompicapo di Marco, ragazzi, non saremmo qui stasera. 25
email, 800 gruppi su WhatsApp, 550 gruppi su Facebook, 850 proiezioni della moda in Vespa ogni giorno passimoniosamente su Facebook. Basta Marco, basta, noi ti abbiamo vogliamo finito. Bene, per quest'anno abbiamo finito. Ecco, almeno abbiamo rotto l'atmosfera, alla fine ci voleva pure. Grazie. Io dico grazie, chiaramente il momento è totalmente inaspettato e involuto, ma questi sono sgambetti che solo Denise poteva farmi. Allora, incoadiuvata da lei e da tutti gli altri. Questo sgambetto fatto da Denise mi dà l'opportunità di dire con forte emozione quello che ho scritto poi in verità in tutti i 300 gruppi di cui parlava Denise. E mi sento un uomo fortunato per la famiglia che ho alle spalle e per la squadra che mi sono scelta. A loro va il mio applauso commosso. Al nostro grande regista che è Tommaso Latina, che hanno letteralmente, ve lo dico con il cuore in mano, preso in braccio me, mia moglie e tutti gli altri in questi momenti abbastanza complicati e hanno costruito tutto questo mentre io ero altrove. Grazie. Grazie Marco. Bene, noi col cuore in mano abbiamo scoperto di essere una squadra che sa di famiglia. E abbiamo capito che la moda in Vespa per noi è diventata oramai un impegno importante da portare avanti, una manifestazione a cui teniamo di anno in anno, però abbiamo un supporto, ecco, una di queste chat la teniamo sempre, dai, così riusciamo a confrontarci in qualunque momento. Io voglio fare ancora dei ringraziamenti a Tommaso Latina perché è stato eccezionale ad organizzare il Dietro le Quinte, ovvero la proiezione del clip che è stata meravigliosa, e poi anche ad Abele Scipione, a Corrado, che insomma siete stati bravissimi perché ci seguite con le foto, con tutti i passaggi che fanno anche grande questa famiglia, questa squadra. Bene, a questo punto non ci resta che fare musica e salutarci. Vi diamo la buonanotte a suon di anni che ci hanno fatto ballare e continuano a farci sempre ballare. Per noi, coloro che hanno aperto e rotto il ghiaccio, ovvero gli Idus Kinky Beat, tornano per salutarci in musica. Ebbene, da parte nostra l'appuntamento è rinviato a Portopalo per quest'anno, ma alla prossima stagione. Buona estate a tutti.